Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. Allora signori, come state? Fatemi sapere un po' nei commentini cosa avete fatto di bello questa settimana che è passata. Allora ragazzuoli, la scorsa volta avevamo costruito la facciata del nostro edificio e oggi direi che possiamo andare a provare a fare il davanti con anche un po' di terraforming sopra. Ora io non sono un must nel terraforming, questo è sicuro, però dato che abbiamo più o meno l'idea generale di come l'edificio deve apparire, quindi con un giardino qua, un giardino di là e questo che si attacca alla montagna, possiamo cominciare magari a fare da lì verso il basso una sottospecie di curva che si attacchi poi al terreno. E per fare ciò ci aiuteremo proprio con la terra. E direi che, secondo me, una montagna che arriva così e poi comunque scende piano piano, direi che ci può benissimo stare. Là sopra poi ci sarà appunto il giardino con la cupola che poi va verso la nostra montagna. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte e poi vediamo di fare un po' di scalette su e giù, comunque di collegare al meglio anche la parte davanti della montagna. Poi in realtà sarebbe anche un attimino da studiare il come fare i bordi della montagna, perché ovviamente non possiamo farla che cade così a picco, però dobbiamo trovare un modo carino per far sì che il nostro edificio non venga travolto dalla terra, ma neanche che la terra letteralmente cada a piombo in questo modo. Quindi gli farei magari una scalettina o addirittura anche un muretto come abbiamo fatto per la villa. Ma comunque, prima di pensare a fare il muretto, direi che possiamo cominciare col fare letteralmente il terraforming. In questo modo poi capiremo subito come e cosa dobbiamo fare di preciso, se fare il muretto oppure no. Allora, cerchiamo di mantenere una specie di curvatura, tra virgolette, ma non proprio una curvatura, comunque una discesa regolare nella nostra montagna, che la base del terraforming in teoria è che dobbiamo fare delle righe così che seguono un po' il terreno e seguendo il terreno poi le dobbiamo un attimo ammorbidire o comunque renderle più spigolose. Quindi adesso proviamo a fare la parte di sinistra, che è quella un po' più facile perché di qua ho veramente poca terra, e vediamo un attimo come viene. E direi di iniziare a fare queste curve proprio dalla cima del nostro edificio. Quindi da qua, vediamo un attimo dove potrebbe arrivare. Tra l'altro io quel pezzo lì di giardino lo voglio al livello 0. Quindi già possiamo notare che potrebbe essere una cosa del genere magari. Che qui appunto scende, magari anche non regolare del tutto. Servirà veramente un sacco di terra per fare questo progetto. Magari qui lo possiamo un attimo aiutare in questo modo. Forse possiamo accentuare addirittura la salita, voi che dite? Facciamo una cosa così, qui aiutiamo un attimino il terreno e qui magari lo potremo anche allungare in questo modo. Qui iniziamo a scendere, altrimenti non scendiamo più ragazzi. Poi ovviamente andiamo a chiudere tutti i buchi con tantissima calma e serenità, perché adesso è tutto un attimo un forse, dobbiamo solo dargli una forma in modo da chiudere o comunque che sembri che il terreno salga. Direi che va più o meno bene, l'unica cosa è che qui è troppo regolare, deve salire con molta più calma. Quindi qui andrei a levare un paio di blocchi, in questo modo, e anche da sopra, così siamo veramente a cavallo. E anche qui gli leverei dei blocchi, magari, perché mi sembra un po' troppo forzata come cosa. Oh mamma, magari possiamo appunto andare a fare il livello a quest'altezza. Tanto poi qui ci sarà comunque il nostro giardino. Adesso vediamo un attimo se potrebbe starci. Secondo me può essere un buon punto di partenza. E qua magari aggiungiamo qualche blocco, così sembra anche fatto molto più decentemente. L'unica cosa probabilmente è la terra, che è ancora non verde, quindi ci dà un po' questo effetto strano, ambiguo, che magari ci fa dire non ci piace. Quindi aspettiamo un attimo magari che si verdifichi anche la terra e poi decidiamo se va bene così la curva oppure va cambiata. Nel mentre faccio quell'altro pezzo. Allora ragazzi, vediamo un attimo se sono riuscito a fare un buon lavoro. E allora da qua in realtà quel lato lì sembra ok, qui c'è l'albero in mezzo giustamente, però adesso ci spostiamo un attimino da questo lato. Direi che allora il terreno sembra ok, l'ho fatto un po' a strisce come vedete, adesso vi mostro per bene, ecco qua, vedete che ho fatto le strisce, ho seguito un attimino l'andamento del terreno, modificandolo e aggiungendo terra ovviamente dove serviva. Qua forse manca un po' di terra, ma non ne ho più, devo andarla a prendere adesso nel deposito. Qui in realtà potremmo anche lasciare aperto, forse andrei a modificare un attimino la montagna in modo che scenda un po' più lineare. Mentre per il resto in realtà direi che siamo abbastanza a cavallo, non mi sembra che si noti la differenza di terra sinceramente.
anzi sembra proprio vera, adesso è ancora non con l'erba, però secondo me ci può stare così. Anzi, vi dirò di più, forse questo blocco mi è un po' di troppo, lo mettiamo qua, secondo me può uscire anche meglio. L'unica cosa che non mi piace ovviamente è questo, ma probabilmente andremo a fare il muro come già detto in precedenza. Da questo lato anche non sembra affatto male, anzi, vi dirò, sembra anche una buona porzione di terra che risale. E sempre il punto critico ovviamente è questo, ma ci possiamo fare ben poco. E poi ovviamente ci sarà da sistemare questa questione qui, ma finché ragazzi non finiamo l'edificio sopra, che adesso andiamo appunto a fare, non possiamo vedere se effettivamente ci sta oppure è un abuso edilizio. Vado a recuperarmi ora un bel po' di legna, così possiamo procedere con il nostro edificio. Allora ragazzuoli, ho fatto il tetto, devo dire che è un buon effetto. Adesso forse andrei comunque a modificare la terra, adesso vediamo un attimo, comunque mi sembra un buon effetto, secondo me la possiamo fare molto più smooth che va verso il basso. E ora direi che possiamo passare al giardino, ma prima mi servono altri materiali. Allora ragazzuoli, ho finito di fare entrambi i giardini sia a destra che a sinistra. E questo beh è il risultato, devo dire che comunque non è malvagio. L'unica cosa che forse andrei ad aggiungere è qualcosa sul tetto, ma non so esattamente cosa. Quindi scrivetemelo nei commenti. Però per quanto riguarda invece la terra, direi che questo lato è venuto abbastanza bene. E anche quello lì non ci dispiace. Adesso andiamo a vederlo di là e dovrei aver ammorbidito, avete capito? Ammorbidito anche la montagnola lì, infatti ho aggiunto qualche blocchettino. E per vederla meglio però mi sa che mi conviene andare sopra al fungo. Sì, al fungo. E bene, devo dire che ci sta. Non si vede che è stata terraformata a mano. Ovviamente perché si rispetti, questa zona dovrà essere collegata al nostro incredibile percorso. Quindi direi di prendere un attimino la linea centrale e vedere dove finisce. E per scendere utilizzerei questo metodo, quindi andrei letteralmente un po' in diagonale in questo modo. Segniamoci un attimino la strada e ci dovremo connettere proprio qua. Così noi arriviamo qua, possiamo farci tutta la strada verso la nostra nuova costruzione, build, trading goal, quello che volete. E una volta arrivati qua abbiamo la strada che ci conduce qua davanti. Per andare ad aiutarci a costruire questa scaletta direi di utilizzare le nostre scale in pietra solite e andiamo a modellare un attimino, diciamo, quello che potrebbe essere il nostro passaggio ipotetico. Magari senza fare una schivezza cerchiamo di riempire i blocchi di terra e in modo da appunto camminarci e calpestarci intorno, quindi una cosa del genere. Andiamo ad ammorbidire un attimino gli angoli. Voilà. E ovviamente sarà necessario anche terraformare un pochettino perché è necessario al fine e ultimo. Quindi andiamo a levare anche la nostra terra. Terraformo un attimino di nuovo a mano. E poi ragazzi ci vediamo a bozza della scala conclusa. Ok ragazzuoli, allora ho creato il passaggio verso la montagna, o almeno la base, su cui poi andremo a lavorare nel prossimo episodio. E infatti noi adesso arriviamo qui e siamo direttamente davanti alla nostra costruzione, alla nostra trading goal. E per scendere uguale, perché noi poi ci collegheremo direttamente al percorso. E devo dire che non è venuta male la scaletta, mi piace abbastanza, è abbastanza tranquilla, non è molto pendente, anzi mi piace abbastanza, a parte l'ultima parte che forse è un po' erta, però secondo me ci sta perché così dà anche l'effetto tipo arriviamo e si vede questo edificio mastodontico. Sempre nel prossimo episodio, oltre a fare la scaletta ragazzi, andiamo a vedere se è il caso di costruire anche qualcosa qui attorno e eventuali cambiamenti anche all'edificio secondo i vostri consigli. Va bene ragazzi, con la nostra trading goal che sta prendendo forma alle nostre spalle, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!